Il pullman era accolto in una bella intimità. Senti Enzo come ride e prega. Morte nostra come sia. Enzo, così non si fa. Sempre il sacro e il sacro. L'autista è già in consegna, c'è la responsabilità dei pellegrini e lui deve dare tutto, insomma, il suo contributo, la sua attenzione. Perché tutto riesca bene. Appunto. Va bene, grazie signor Napoleone. Bene, stiamo sul Tronto. Oh, proprio in questo momento passiamo l'Abruzzo. Qui le Marche. E si fila a suon di musica. Relazione cattolica. Ah, come li ha trovati questi ragazzi? Come li ha trovati? Abbastanza preparati, anche mi piace l'idea del documentario. Ah, benissimo, grazie allora. La signorina Cocucci, dico bene. Una sua opinione. Niente, io sono contenta di esserci andata, anche perché ci torno sempre con più entusiasmo. Anzi, spero di tornarci quanto prima. Poi mi sembra che era la quarta volta che. Ah, bene. La quarta volta. Allora ci tornerebbe volentieri anche una cosa. Sì, sì. La compagnia le è piaciuta? Sì, molto. Benissimo, questo ci incoraggia. Invece la signorina come? Molto Rosanna. Molto soddisfatta. E vorrei tornarci. C'è stato qualcosa che non ti è piaciuta? No, tutto bene. Benissimo. E la. Vediamo un po'. La signora da che dice? Un po' stanca. Un po' stanca. Il resto? Tutto bene. E pranzo di oggi? Ah, benissimo. Ottimo. Anche perché regalato. Anche se si pagava non faceva niente. Comunque, quando è regalato è sempre meglio. Anche se sono le stesse cose. Invece lei che mi dice? Soddisfatta. Sì, della compagnia, di tutto. Non ho trovato niente che... No, niente. Tutto bene. Mi avevo portato un ricordo di Papa Giovanni. Va bene allora. Sì, bella, che ne dici? A me è piaciuto di più il terrazzo dei Salesiani, il bel pranzo, e ringrazio i padri Salesiani e il parroco. Il pranzo di oggi? Il pranzo di oggi è stato molto buono e abbastanza... Stamattina il signore non ha voluto parlare, ma prima che parte per l'America deve lasciare una parola almeno in Italia, no? lui parlerà anche. Right, lui parlerà anche. Dio, all right. Cioè, comunque è stato soddisfatto. Mi dico stranamente questo, soddisfatta? Yeah. Yeah. Yeah, per la signora, yeah, perché è americana. C'era mai stata signora prima di andare in America a Loreto? Yeah. C'era stata una volta? C'era stata qualche volta a Loreto prima di partire per l'America? Mai? Allora è la prima esperienza. Yeah. Allora si porterà questo bel ricordo in America. Yeah. Allora raccontarlo anche a Donatino, no? No, yeah. Bene, bene. E qui interroghiamo quindi il figlio, non puoi scacciarmi, l'intervistatore non si scaccia mai. Una opinione, Guerrino, sulla compagnia. La compagnia mi è piaciuta tanto, ormai soddisfatto della visita al santuario di Loreto e anche dell'accoglienza che abbiamo avuto nell'istituto Salesiano. Dell'accoglienza del bel pranzo che abbiamo ricevuto e lo sono tanto soddisfatto di tutto. Si è saziato veramente al pranzo oppure veramente sazio? Veramente sazio. Bello perché è anche gratis. Ecco. Ecco è Giulio, sentite come russa. Non può dire altro. Maurizio ed Enzo, ragazzi vivaci e mangioni. Il pranzo di oggi? Buonissimo. Buonissimo e poco o molto? Molto. Sei saziato veramente? Ha mangiato tutte le pietanze, mi dica silenziosamente, tutte le pietanze? Tutte? Tu! Benissimo, c'ha un cavaccio di ferro allora. Enzo invece? Buonasera. Io. Tu? Il pranzo com'è stato per te? Molto buono. Molto buono. Assai? Poco com'è? Molto, assai. Assai. Ha mangiato tutto oppure ha lasciato qualcosa? Ho lasciato solo. A chi l'hai dato? A nessuno. L'hai lasciato nel piatto? Sì. Oh, allora al cameriere. L'insalata. È stata la mancia. L'insalata. Sì, l'insalata. Giustamente, ha detto il cameriere, l'erba manco le pecore le può. Oh, ma... Passiamo a Peppino che quasi se ne... Quasi se ne cala sulla poltrona. perché a fianco a Domenico che è sprofondato in un lungo sonno. Speriamo che si svegli per casa.
Dunque, allora, di un po', il pranzo di oggi com'è stato? Buono. Assai o poco? Assai. Stato soddisfatto? Sei stato soddisfatto? Sì. Di tutto? Della compagnia? Così, così? Perché ti gratti la testa? Ti è piaciuta la compagnia o no? Sì. Sì, ci hai dovuto pensare. Quale altro compagno avresti voluto oggi con te? Di San Vito. Su? Quale altro compagno? Non ti viene in mente adesso? Va bene, non fa niente. Domenico dorme, Domenico? Dorme, lascialo stare. No, non far finta, Domenico. Io devo ritirare l'annuncio che ho fatto che stavi dormendo. Su, dici qualcosa. Adesso ti sei svegliato? Lui si stiracchia, si stropiccia gli occhi. Dai, adesso ti saltate. Va bene, passiamo oltre. Nicolino si è sdraiato sulla poltrona addirittura. Di qualcosa, su, riassumi un po' la giornata di oggi. Se ti è piaciuta la compagnia, il pranzo, le visite, le camminate, le interviste, tutto. Sì, è stato tutto bello, ma una cosa sola che non mi è stata soddisfatta. Quella che quando siamo arrivati siamo andati sempre in giro, senza mangiare nulla. Ma poi però ti sei rifatto a pranzo, no? Mezzogiorno poi, feste baldoria. Hai mangiato tutto oppure hai lasciato qualche pietanza? Beh, ho mangiato tutto, ma qualcosa che non mi piaceva l'ho lasciato là. Che non ti piaceva? Allora non ti sei saziato? Solamente... Cosa avresti voluto? Ma... Qualche pasta in più magari? No. E cosa? Un gelato? Sì. E non c'è stato. Va bene, Nicolino. Quando ritornerai su, parlerai ai tuoi amici di questa gita. Sì. Comunque ti piace, ci ritorneresti, di un po'? Sì. Perché ci ritorneresti? Perché mi piace. Ti piace viaggiare, ti piace mangiare... Però non ti piace camminare? Quando manca qualcosa da mettere sotto i denti, vero? Benissimo. Qui abbiamo l'intervistatore di questa giornata che mi ha combinato un mucchio di guai, Umberto. Gli hanno corso persino appresso, come abbiamo visto nell'intervista di prima. E un signore che stava dinanzi all'uscio di casa sua è stato molestato da questo intervistatore che gli chiedeva con tanto spirito come si era fatto male il dito. Di un po', sei soddisfatto? Sì. Perché sei soddisfatto? Beh, perché mi sono divertito, ho mangiato bene e ho visitato il santuario. Hai visitato il santuario, questa è la cosa più importante ed è quella che deve rimanerti impresso. Perché Loreto non è stato per noi la meta di una gita di piacere, ma un luogo dove avremmo dovuto arricchirci e questa ricchezza avremmo dovuto trovarla soprattutto se non solamente nel santuario. Il resto è stato così, un'aggiunta, un complemento all'interessante e non dimenticarlo. Poi cos'altro può dire? Ho visitato la casa. Io vorrei che mi dicessi qualche parola sull'intervista che hai fatto. Tutte le interviste. Tutte le interviste. Una parola sulle interviste che hai fatto. Hai avuto il coraggio? Sì. Ho avuto, ma mi vergognavo. Sei emozionato qualche volta? Sì. E infatti, quante papere ci sono uscite nelle tue interviste? Molto. Come esordiente va bene. Fiora avanti, che gli facciamo un naso rosso come un peperone. Dice che gli fa venire il sonno. Come mai sta sveglio allora? Non c'è il sonno. Non c'è il sonno, allora non dipende dal naso il tuo sonno. Beh, dipende. Allora, sei soddisfatto? Come no? Perché sei soddisfatto? Che cosa ti ha impressionato di più in questa giornata? Tutte cose che è. Tutto, la compagnia ti è piaciuta? Come? Ottimo. Ottima la compagnia. Il pranzo? Pranzo più meglio ancora. Benissimo, quando c'è il pranzo si dice quando il corpo è sano, in mente sano, non è Don Becco, com'è? Quando è grazie, insomma. E più meglio dici tu. Appunto, quando il corpo sta sano, dicevamo? Quando il corpo sta sano, stanno bene anche tante altre cose, si riesce anche meglio a pensare. Il santuario ti è piaciuto? Tu l'avevi già visto? Sì, sì. Cosa hai scoperto di nuovo oggi nel santuario che non avevi visto? Hai visto tutte cose, sbagliati. Hai visto sempre tutto? Tu. Allora, vabbè, non hai fatto nessuna scoperta. No, per le strade nessuna scoperta. No, no. Nessuna scoperta. Guarda, regalo, no. Vogliamo un po' il signor Urbisci, che ha parlato tante volte in questa giornata. Sì, cosa dici? Veramente, già sono andato a Giulianova, salendo sulla macchina,
non abbiamo trovato più un pacchettino sulla macchina. Sono stata rubata. Non so che l'ha rubata. Non l'ha ritrovato adesso? Non voglio che si ritrova. Vedrai che si ritroverà fino a San Vito. Io adesso non so che l'ha rubata. Se no, guardi, sarebbe l'unico inconveniente trovato in questa giornata. Gli altri sono tutti soddisfattissimi. Sarebbe un qualcosa di grave per noi, vedere proprio... Sono cose che non si fa. Forse per caso la scarpetta. Veramente sono proprio che io ho trattato la compagnia benissimo a come si chiama là? A Loreto. Ma il pacco che l'hanno preso, forse per caso la scarpetta? Ma non so quale che sia. Non sapevo cosa c'era nel pacchetto. Non so quale che sia. Va bene. Passiamo a Vito, che anche oggi, insomma, ci ha fatto divertire un po' con la sua personalità così spiccata, distinta tra gli altri. Cosa ha da dirci questa sera? È soddisfatto? Perché è soddisfatto? Il pranzo... Qui c'è l'auto che va di qua e di là e ci fa urtare contro i vetri, i sedili. Il pranzo oggi l'ha soddisfatto? Sì. L'ha soddisfatto? E si è saziato oppure voleva qualcos'altro in ultimo? Voleva qualcos'altro. Per bacco? Ed era bello consistente. Come si spiega questo fatto? Solitamente mangia molto allora? Avvisate queste signore qua, perché c'aveva un pacco qua, non si sa che l'ha preso. Il pacco è sparito, va bene. Ritorniamo al pranzo di oggi. E gli altri signori che gli stavano attorno, l'hanno passato qualche pietanza, qualcosa? Sì. Allora ha mangiato le sue pietanze. E quante pietanze l'hanno passate? Parecchie? No, non mi ricordo. Ma 4, 5, 6, più o meno. Non lo so, 4. Allora, sono tutte le sue pietanze, quelle dell'altro e non è ancora sazio. Allora questa sera a casa dovrà di nuovo cenare? Un pochettino. Vabbè, e andiamo a letto, domani è domenica e festa. Ci sono quei bambini addormentati. Guarda il pacchettino, non si ritrovi qua. Il pacchettino non si ritrova, dici? Si ritroverà. Uno che l'ha preso. E chiudiamo con il meritevole primo, il protagonista primo di questa compagnia, di questa comitiva, Don Peppe, che deve chiudere proprio la nostra intervista con una sua opinione vera, sincera. Noi dobbiamo soltanto ringraziare Dio per la felice giornata trascorsa al santuario di Loreto, tanto la spiritualità del santuario quanto l'oasi di pace trovata nell'istituto salesiano dovrebbe consolare anche il sacrificio di questo viaggio, che poi non è stato tanto faticoso. Ringraziando quindi Dio, eleviamo anche un canto alla Madonna. Sono parole bellissime, grazie Don Peppe. Passati già 35 anni, ma possiamo dire che la sua eredità spirituale e pastorale è ancora viva e vivificante. E radunarvi nella Chiesa Nuova a fare l'esperienza cristiana nella vita. Io personalmente conservo un ricordo incancellabile di Don Peppe, impegnato nelle parrocchie vicinori della nostra zona, la zona più evangelica, che Gesù aveva dato ai suoi discepoli. Si legge nel Vangelo di Matteo: strada facendo predicate che il regno dei cieli è vicino. E per la stessa preoccupazione la porta della casa sua era sempre aperta. Dopo aver ascoltato qualcosa di no, vedi che ci possiamo spogliare la parola di Dio di questa domenica. Preoccupazione, la porta della casa sua era sempre aperta. Dopo aver ascoltato e meditato la parola di Dio di questa domenica, pure la tenda del profeta ce l'aveva, ma al di là degli schemi apocalittici che spesso immaginiamo. Era un profeta mite, di poche ma pesate parole, non spaventava,
ma avvicinava con l'indulgenza. Possiamo anche chiederci, non aveva difetti? Ce l'aveva, anche lui, come tutti noi. Non li nascondeva, perché te li spiattellava lui stesso con quel sorriso ironico che chiedeva compatimento e perdono. Mi devo fermar qui perché immagino come Don Peppe stia fremendo lassù nel regno della verità e della pace. Cavaliere Antonio, un breve pensiero su Don Peppe dopo tanti anni. Dici qualcosa, un breve pensiero. Da questa veste di autorità dobbiamo fare la foto. Ecco. Padre Dionisi sta a Silve, giù di Rucoso, lo vero? Due parole, su Don Peppe. Due parole sono poche. Ce ne vuole tanto. Allora cominciava a complicarsi. Finalmente ognuno di noi poteva non vergognarsi di non valere niente agli occhi della gente. Per lui ognuno di noi e tutti noi eravamo preziosi. Sua dolcezza profonda ci ha fatto percepire, ossia la dignità che facevamo fatica a riconoscerci, visto un mondo che così all'inverosimile, e questo è consapevolezza immensa rispetto ad ogni altra cosa. Si parlasse d'altro in questa circostanza nelle quale oggi noi ci diciamo reciprocamente che siamo orgogliosi di fare voce corale per la passione alla vita di chi vuol crescere e vede la mano che si te attrae verso l'alto. Preferirei il silenzio di coloro che me ne fossero, che hanno fatto e fanno fatica ad entrare in questo intuito di vita, che si può scendere decenni di esperienze, di incontri, di riflessioni. Cosa vogliamo aggiungere di più? Possiamo esortarci a vicenda. Non celebriamo, ma viviamo. Viviamo bene. Come si facevano gli esori a assaporare soltanto con la vicinanza e l'animo della semplicità totale. Non occorre che sia bulldozer di virtù. Il mondo non ha bisogno di eroi, ma di uomini semplici con i quali camminare fianco a fianco con lealtà, anche se con difetti. L'umiltà dei difetti ne copre a sacchi. È la nostra festa, quindi il nostro piccolo monumento dal volto che ci appartiene. Siamo noi che parliamo, non per celebrare la memoria, ma per celebrare la nostra gratitudine e la nostra speranza. Vi ricordate come eravamo? Eravamo gente senza requisiti, gente povera, malvista, giudicata, gente povera, malvista, giudicata, talora odiata, capovilla, che non incontrate in te simile o uguale, ma vivere compiutamente la diversità che esiste tra noi e tra tutti. E da lì. Scendevo, stavo sempre con mio padre che aiutava molto spesso mio zio anche nell'aiutare la gente bisognosa, nel fargli visita dal punto di vista sanitario. E io mi ricordo che spesso ero lì sopra che dovevo mangiare e dicevo miei, no, ringraziare tutti voi che avete partecipato, voglio ringraziare le autorità, i sindaci di San Vito, di Curci, voglio ringraziare le autorità, gli onorevoli Curti, voglio ringraziare...